La memoria deve continuare con la stessa forza, con la stessa dignità. Allora la memoria sì, per costruire e radicare una nuova cultura di legalità, di responsabilità e di partecipazione. Ho detto una nuova cultura, una nuova cultura, capace di proposta e di denuncia, capace di promuovere il cambiamento. Ecco, la memoria ha bisogno della nostra responsabilità e del nostro impegno. Luigi vive. E allora abbiamo bisogno della verità. Non è possibile che non si conosca la verità. Come non è possibile che il 70% dei familiari delle vittime innocenti di mafia in Italia non conoscono la verità. Come non è possibile che non c'è una strage avvenuta in questo nostro paese, non si conosce la verità. Questo non è possibile. Questo non è possibile. Voi capite che allora noi sentiamo forte, prepotente dentro di noi questo bisogno di portare anche noi il nostro contributo per cercare verità, perché non ci può essere giustizia senza ricerca della verità. Abbiamo bisogno di verità. Don Ciotti, nonostante operazioni come quelle Minotauro, mi sembra che sia difficile ancora far capire in Canavese che esiste la mafia, esiste un'andrangheta che è radicalmente diversa da quella radicata in Sicilia piuttosto che in Calabria, ma presente comunque con il malaffare. Beh, le radici certamente al sud, ma i rami, i frutti al nord. La pianta della criminalità della mafia è questa. Questo è un territorio meraviglioso, con gente meravigliosa, ma dove la presenza criminale c'era, le vicende lo dimostrano e chissà quanto altro c'è sotto traccia. Quindi incoraggiamo il lavoro dei magistrati e delle forze di polizia, ma giustamente anche noi come cittadini dobbiamo prendere maggiore coscienza che il cambiamento viene di ciascuno di noi, che è necessario anche noi come cittadini essere un po' sentinelle sul territorio, collaborare e soprattutto lavorare molto per la legalità, per i diritti, per la dignità umana, la dimensione educativa, la sfida culturale, i percorsi sociali e soprattutto l'assunzione di responsabilità da parte di ciascuno di noi. Lo chiediamo allo Stato, all'istituzione, all'amministrazione, ma anche noi come cittadini siamo chiamati a fare la nostra parte. E quello che non manca spesso è l'esempio. L'esempio anche di una serata come questa e del ricordo di una persona al quale viene intitolato il presidio di Libera. Sì, questo è molto importante. La memoria racconta sempre ciò che è giusto, ciò che è ingiusto, ciò che è bene, ciò che non è bene. E quindi una memoria che deve farsi sempre di più impegno. Noi abbiamo la responsabilità della memoria. Dobbiamo evitare la retorica, le celebrazioni, una memoria che vuol dire rimboccarsi le maniche e darsi da fare.